Maika Randazzo, la tentatrice di Lino a Temptation Island 2024, ha 30 anni ed è originaria di Roma. Lavoro tutto il giorno, impegnata nelle attività di famiglia, ha raccontato nella presentazione per Temptation Island. Sul suo profilo Instagram, nella descrizione, sono presenti i tag a una pescheria e ad un ristorante, con ogni probabilità i locali gestiti dai genitori. La mia passione è andare in palestra e stare con i miei amici. Uno dei miei segni particolari è la determinazione, costanza e sincerità. Mi piace dire le cose come stanno, essere me stessa e dire le cose che penso. Tra 10 anni mi vedo realizzata, con una bella famiglia, ha continuato la tenatrice davanti alle telecamere di Witty. Al momento i suoi profili social, Instagram e TikTok, risultano privati. Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Alino Giuliano ha raccontato di avere avuto una storia d'amore per la quale è stata male. Mi sono lasciato 1 anno e mezzo fa, è finita per colpa dell'orgoglio. Volevo sposarmi, fare una famiglia con lui. Sul suo carattere, ha poi aggiunto, sono molto rispettosa. Nessuno è obbligato a stare con nessuno. Sono gelosa, ma non possessiva. Nel corso della 4ª puntata di Temptation Island Lino ha chiesto a Maika di continuare a conoscersi fuori dal villaggio e lei ha accettato. Secondo alcune confidenze che Alessandro Rosica ha riportato su Instagram, però, la giovane non sarebbe mai stata realmente interessata al fidanzato di Alessia, anzi racconterebbe agli amici che si sarebbe avvicinata a lui solo per soldi e visibilità. L'indiscrezione dopo il 4º appuntamento su Maika e Lino, Alessandro Rosica con un post su Instagram ha aggiornato i follower sulla single che ha fatto perdere la testa a Lino nel villaggio, Maika. L'esperto di gossip sostiene di aver parlato con persone molto vicine a Maika e per questo di essere a conoscenza di quello che lei pensa realmente su Lino. Tutte le tentatrici vengono pagate e lei, Maika, sabato scorso a una serata ha confidato che Lino le fa ribrezzo, ha scritto sui social. Chi ha seguito la 4ª puntata del reality show ha notato che la giovane ha tentennato un po' prima di accettare la proposta di Lino di conoscersi fuori. Così come il silenzio che ha deciso di sposare quando le è stato chiesto se in un altro contesto si sarebbe avvicinata oppure no. In giro dice che le viene il vomito solo a parlargli, la tentatrice accetta tutto solo per visibilità e soldi, e questo è quasi peggio, in realtà le fa schifo.